Cosa sta succedendo qui? Oddio. Ma scusate, ma da quanto è iniziato il game? Ma non penso averci messo più del solito. Ma si stanno già picchiando, ma che succede? Ma come 1-2? Ma cosa sta succedendo? Vabbè, Pike l'ha letteralmente ucciso, ragazzi. Sono tornato per vedere Pike che uccide il nostro AD Carry. E che poi si suicida. 1-4! Ma sono andato... Siamo 1-4, ragazzi. Mamma, in testa gliel'ho tirata! Ok. I'm leaving. Uff. Ok. Un inizio un po' particolare. Allora, Gennarin, con cosa lo gioco? Boh. Sta Galeforce sarebbe da provare. Per cambiare un po'. Cioè, il Gennarin si gioca a Stridebreaker. Però voglio giocare Galeforce, sti cazzi. Voglio giocare Galeforce, amici. Preferisco questo star. Che jungle, mastery. Idiot. Si stanno flammando di continuo. Kai'Sa ha un minion, ragazzi, in tutto ciò. Io non so cosa stia succedendo in sto game. Sarebbe di vedere il replay solo per capire che cazzo è accaduto. Pathetic piece of shit, ok. Pice. Piece of shit. Però io arrivo, ma se stai lì a fightarlo... che ti devo dire? Questo Vafk, sicuro. Sta tiltatissimo, a prescindere. Ma perché sto tizio quando è andato a invaderlo? Non capisco. Cioè, da quando i top laner in Iron vanno ad invadere il jungler nemico nel patting giusto? Scusate. Mi sono perso qualcosa? Cosa sta succedendo? Ma questo non è Iron, dai, ma che cazzo a fare? Ma ha fatto pure il trick all'inverso. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Ma cosa sta succedendo in sta partita? Questo è tiltissimo con Jin comunque. Botto tiltato. Anna, Rick, Yok. Secondo me, io non so perché, ma... Non lo so. Sì, guarda, cioè... Oh, non c'è nessuno Iron. Ma che cos'è sto game, ragazzi? Ma per 3-10 al minuto 5. Ma che sta succedendo? Cioè, 9 minuti di coda per beccarmi sta partita. Ah, Jindy ha preso il red buff. Ah, ok. Sì. E magari un The Ranker. Concentrati, concentriamoci. Bella partita in Iron per concentrarsi. Bene, gliela frizziamo a vita, vai. Turbante. Ok, legato il turbante, possiamo andare. Turbante legato, ragazzi.
Dog shit. Così a caso. Una bella partita in Iron in cui tutti si insultano. Sono tutti tiltati, ragazzi, da quando è iniziato il game. Vabbè. Che bello videogiocare. Ma quante kill stanno accadendo. Se ero sapro sto game mi divertivo un botto. Cioè sono un fucking top lane. Questo tizio mi sta one shottando. Okay. Mm-hmm. Io alzo le mani, ragazzi. Rek'Sai top e mi one shot. Va bene. Ok. Questa partita è proprio una di quelle partite che volevo giocare oggi. 23 kill al minuto 7. Vabbè, è chiaro che non è Iron questo. Vabbè, ma ci sta, cioè, perché poi la gente dice Feric, Smurf, ti lamenti se becchi gli Smurf. No, anzi. Ora lo scasso. Così sono più contento. Solo che, sai, non me l'aspettavo. Tutto è partito da quando sono andato a pisciare, ragazzi. Da lì è stato tutto in salita, purtroppo, per me. Che danni sono! Ma c'ha una Kindle Gem più di prima. Perché mi sta shottando? C'ha una Kindle Gem! Perché mi ha shottato? Cos'è cambiato più di prima? Perché adesso mi ha fatto 100-0 in una mossa e prima no? C'è un oggetto che gli dà 200 di vita e 10 di ability haste. Sono beccato una sturettata, davvero? Beh, potrebbe aver fatto la differenza. Ah, l'unico modo per fare qualcosa qua è proxare, perché non posso vincere sto beach up a questo punto. Da build di Jean. Vabbè. Al matchup non posso vincerlo. A quanto pare Rek'Sai è un grande counter di Garen. Che poi c'ha, in realtà è anche vero, perché di fatto... Ok. Sì, questo qua. Se, ma secondo me so pure Stream Sniper, perché prima stavano andando... Perché prima hanno letteralmente invaso ovunque il mio Mastery. Però adesso Mastery ha fatto una bella kill. E se riesce a prendere pure questa... Magari è stato un caso, ma cazzo, lo sono andati proprio a prendere qua nel momento in cui è arrivato. Vabbè. Che mi stai facendo? Non lo so, secondo te che build faccio? Quante build faccio su Garen di solito? Provando la build crit da Garen. Vabbè. Diciamo che sono fatto prendere la sprovvista da Rek'Sai. A quanto pare un top laner fortissimo. Buona a sapersi. Questi qua hanno fatto un dive probabilmente dignitosissimo e sono usciti vivi, come dei bravi Iron. Niente, tanto non possiamo contestare nulla su di lui. Mm.
ragazzi. Ok, occhio a Rek'Sai. Allora, se si leva dalle palle, buono. Però ha fatto una bella rotazione, ovviamente, perché è giusto che sia così. Torna in top preciso. Ma che bel timing! Okay. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Qua possiamo solo proxare, ragazzi. Perché è un matchup che a quanto pare non si può vincere dal nostro side, e quindi proxiamo. E lui non ci può dire nulla a riguardo. Visto? Aspettiamo. Ho visto Mordekaiser avvicinarsi. Cazzo, ho perso la wave. Eccoli, guarda, sì, dai, questi sono streams, dai, guarda come sono venuti a cercarmi. Entrambi. Va bene. Va bene. Poco male. Poco male. Meoria, mi frizzi pure la wave? No. Non la frizza. Non sto a farlo perché non faccio in tempo. Grazie Dark Guardian, grazie il sub. Ok. Era guardato da qualche parte. Giustamente chi non mette le guarda al proprio red buff? Siamo sicuri di sta cosa? Ok, molto bene. In qualche modo è andata. Che game. Ok. Ragazzi, non sono ovviamente sicuro che stiano stream sniperando. Dico che ci sono un po' di coincidenze particolari. Cioè, ma più che questa è quando Rek'Sai a caso livello 4 è andato a prendere Mastery qui, che era appena arrivato. Oltretutto con un timing che è anche sbagliato rispetto alla norma, perché Master Yi ci ha messo più tempo per arrivare lì. È arrivato in quel momento lì e l'ha killato. Può essere un caso, assolutamente sì. Poi subito dopo Master Yi è tornato al blue buff e in quel momento è arrivato subito Mordekaiser. Può essere un caso? Assolutamente sì. Assolutamente sì, può essere un caso. Però, oh, lasciatemi dubitare. Lasciatemene dubitare. Guarda, mi sparerà il colpo qua dentro? Beh, qua mi è venuto a cercare, ha fatto prima. Ok, back. Allora, abbiamo un po' di oggetti adesso. Come sarà col Gale Force? Non ho la minima idea, lo scopriamo. Purtroppo la torre va giù, non ci posso fare granché. This gene is so useless. Però c'ha 6 kill. Vabbè. Oh, bello! GG? Che troia, Lux. Mamma mia, ha fatto una discreta combo, Lux. Vabbè, mi dispiace per il game un po' sottotono, ma sto Rek'Sai mi ha un po' preso così. Anche perché sapete qual è il fatto? Che quando, al di là del fatto che ovviamente non è Iron, però giocare contro questi matchup strani, quando non li conosci, io non ho idea che danni possa fare Rek'Sai, giustamente. Con sta build top lane, quindi molte volte magari mai l'avessi saputo, tipo non so, contro un Darius sapevo quando allontanarmi, no? Invece contro un Rek'Sai, boh.
Te lo giamo. No, no. No, no, io me ne vado. No, no, no. Io non so perché siamo tutti lì. Cioè... guarda, guarda quanto mi inseguono. Lo streamer, piatelo! Ma sono tutti fidati, ma che danni sono? Porca troia, sono sparito. Ma come 1200 danni? Ma come li ha fatti? Oh ragazzi, sembra faccia merda la Gale Force. È che sto 7% di moving speed è spicy, ma porca troia, che pattume. Che pattume. Vediamo un po' con la static. Ma... sì, mi ha seguito da qua, ragazzi. Cioè, non è normale, capite? Vabbè, vedo un po' come aggiustare la build per riuscire a fare cose, ragazzi. Questa build per adesso è un po' bocciata. Poi vabbè, è una partita che secondo me non è proprio da prendere in considerazione per dire se qualcosa funziona o no, perché è una partita che non è assolutamente normale. Pike sta qua, giusto per dividersi i soldi della torre. Questi due buchi, dove sempre si infilano le cose. Dobbiamo mettersi fermi qua. Però... lui ha passato il muro e io ero dietro. Cosa facciamo? Oh. Then go around. L'ho fatto. Ma questo qua cosa cazzo ha guardato mentre moriva? Vabbè, niente, ha ragione lui nel dubbio. Era un bel engage. Ma che danni sono! Ah vabbè, mica, c'ha tre oggetti questa. Ma come fa? 12-9-9. Che... oggetti difensivi, presto. Presto. Quanti anni ha fatto, eh? Più magici che fisici. Però... no, devo farmi armatura qua. Ha senso adesso farsi la Sterak, eh? Oh, proviamola, dai. So che l'hanno reworkata. Boh, per adesso la build non mi piace, comunque. Sarò onesto. Che fa? E ha pure fatto una kill questa, eh? Cioè. Beh, era un gin col collector, però. Ok, andiamo in top adesso. Questo ancora non lo batto. Ovviamente con sta build non potrò mai battere sto tizio. Non lo fight nemmeno, proprio lo piscio. Che per come minimo vi one shot. A caso. Ok. Bisogna pazientare un po' di più con sta partita, ragazzi.
C'è un Herald. Ah, è il nostro. Non andrà molto lontano questo Herald, benissimo. Comunque, come vedete, la static si applica quando sbatto la spada adesso, quindi non si può più fare l'attiva dello static, guardate. Guardate, tuk, vedete? Quando sbatte la spada. Prima si attivava prima, per quello si poteva fare. E in compenso con sta build disintegri la torre. Sparisce. E... Ok. Un saluto da un ex del Piero Pacio PS. L'Antonia è ancora lì. La Meliot, grazie mille del resub, davvero. Grande Antonia, la bidella. Che bella notizia. Grazie mille. Mastery, right click. Dopo essere stato abusato in giungla, è tornato ad essere Mastery. Seranza, scusami, grazie del pre, non t'avevo visto. Grazie mille, mi hai subato veramente in un motivo, in un momento un po' brutto. Tipo, non lo so, mentre stavo fightando e bestemmiando. Qualcosa del genere. Gli anni volte sono saliti nel normal, perché non le giochi? Quale? Quelli in 2 in 3 dire top, 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 mid, mid, no, mid, top first, I said it first, bla 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 bla. Vai gruppi Fuperma Suicide. Ma di chi sta parlando? Abbiamo vinto. Ma cos'è stato sto game, mamma mia. Stong. Vabbè, e bel gameplay comunque. Quasi 100 kill in 20 minuti. Capisco. Grazie Franci, però sulla salute do un altro motivo per non far uscire di casa, mi dispiace. Gameplay molto interattivo, sì. Soprattutto dal mio punto di vista, una meraviglia. Una meraviglia sto gameplay. 89 kill in 24